E io voglio ringraziarlo con tutto il mio cuore questa sera per l'alto privilegio che ci dà di essere alla sua presenza. E più il tempo passa, più i giorni passano, più mi rendo conto, e io penso che tutti ci rendiamo conto, che senza la presenza di Gesù nella nostra vita non viviamo e non possiamo vivere la vera vita. Non rigettarmi dalla tua presenza, disse Davide. Non rigettarmi dalla tua presenza. Fratelli e sorelle, questa sera però abbiamo la gioia del Signore, perché siamo alla sua presenza e vogliamo ringraziarlo e glorificarlo con tutto il nostro cuore. Vi ringrazio personalmente a nome di tutti gli studenti del fratello Odugno per l'amorevole, delicata accoglienza che ha avuto per noi. Vi ringrazio con tutto il mio cuore per l'amore col quale avete accolto questi giovani, questi studenti. Lo ripeto sempre, che non sono estranei a noi, sono i nostri figli, sono il futuro della Chiesa del Signore. Un giorno a Padova e Vicenza feci una domanda: se tutti avessero la mia età, qualche anno fa ho chiesto questo, se tutti quanti aveste la mia età, cosa ne sarebbe delle chiese di Padova e di Vicenza? Abbiamo bisogno di un nuovo innesto dei giovani nella Chiesa, perché i giovani sono la forza, l'entusiasmo. I vecchi siamo le persone che hanno fatto un'esperienza ogni giorno. La saggezza e l'entusiasmo insieme, con in mezzo Gesù il Signore, e noi vedremo grandi cose per essere pronti quando Gesù ritorna. E vogliamo dire, Signore, grazie con tutto il cuore. Ma vogliamo andare alla parola del Signore, in Luca 7, capitolo 7, dal versetto 1 al versetto 10. Rimanete pure seduti. Dopo che egli ebbe terminato tutti questi discorsi davanti al popolo che lo ascoltava, entrò in Capernaum. Un centurione aveva un servo, a lui molto caro, che era infermo e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza dicendo: egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Gesù si ingamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui, e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno va ed egli va, a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui e, rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. Signore, di una parola questa sera. Signore, sento la certezza nel mio cuore che tu, Signore, hai una parola per ognuno di noi, oh Signore, una parola che dà vita, una parola che dà forza, una parola che ci fa alzare lo sguardo per guardare avanti al nostro futuro, oh Signore.
Ungici dall'alto col tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù. Gloria al Signore. Di solo una parola. Non occorrono tanti discorsi. Gloria a Gesù, alleluia. Alleluia. Un uomo, un ufficiale dell'esercito romano, un uomo abituato a comandare, a dare ordini. Ma evidentemente era veramente una brava persona, come si può dire. Un uomo buono. Perché la parola di Dio ci dice che lui aveva a cuore il suo servo e quei tempi, questo è qualcosa di eccezionale. I servi erano trattati come schiavi, come persone da nulla, il padrone poteva decidere quello che voleva di loro, ma lui amava, aveva a cuore questo servo e lo amava come fosse un figlio, era veramente una persona che aveva un carattere buono. Alleluia. Avendo sentito parlare di Gesù, se qualcuno stasera ti ha portato qui, e se tu stai ascoltando questa sera, sappi che non è per caso. Qualcuno ti ha portato qui. Qualcuno ti ha messo lì in quel posto ad ascoltare il messaggio di questa sera. Non è per caso, ma Gesù ha una parola per te. Io non conosco quale sia il tuo bisogno, la tua necessità, se per te stesso, per te stessa o per un tuo familiare o per qualcun altro. Da questo momento voglio incoraggiarti e dirti, prega il Signore, non occorre una lunga preghiera, ma di solo una parola. Di solo una parola, Signore. Come quel giorno in cui hai detto sia la luce e la luce fu. Perché l'Iddio che ha creato l'universo, l'Iddio onnipotente, è potente da operare in ogni cosa e in ogni avvenienza. Una semplice testimonianza data a quell'ufficiale accese una luce, la luce della fede nel cuore di quell'uomo, e nel momento del bisogno sapeva dove andare. Se non sai dove andare per risolvere la tua necessità e il tuo problema, le circostanze che ti stanno soffocando, vogliamo dirti dove andare. Vai da Gesù stasera. Vai da Gesù subito. E la preghiera sia semplice, breve. Signore, di solo una parola e la pace tornerà nella mia casa. Signore, di solo una parola e io sarò guarito. Signore, di solo una parola e la situazione che sto vivendo, così problematica, che non trovo soluzione, troverà soluzione. Ho accennato questa mattina alla malattia di mia moglie. Nel 1991 non c'erano speranze per lei. Linfoma non Hodgkin, al quarto stadio, localizzazione epatica. Era ridotta una larva umana, dolori dappertutto. E per lenire i dolori facevano puntura di morfina. Ma nel letto dell'ospedale un giorno disse due cose che non dimenticherò mai. Mi disse una cosa, devo dirti, non ho paura di morire, perché so
che andò con Gesù. Una sola cosa mi dispiace, che non potremmo invecchiare insieme. Seconda cosa, ti prego, prima che il Signore mi chiami, portami per l'ultima volta in chiesa, portami per la prima volta nella casa del Signore, perché voglio incontrare i miei fratelli. Il 27 agosto del 91 il Signore operò in lei. E la portai per la prima volta in chiesa. Una sera. I fratelli organizzarono un agape. Camminava con le stampelle. E quella sera ebbi una crisi asmatica tremenda. Fino a quel giorno ogni anno 2 o 3 volte venivo ricoverato d'urgenza, mi portavano a pronto soccorso. Quella sera ormai non respiravo più. Erano presenti 2 fratelli medici. Non potevano farmi nulla, non avevano nulla per aiutarmi. I fratelli mi presero, mi caricarono a stento nella macchina per portarmi a pronto soccorso. La mia vista si era annebbiata, non vedevo più nulla, mi stavo lasciando andare. Ma nel mio cuore implorai il Signore, dissi: Signore, di una parola. E il Signore mi parlò in quel momento e mi disse: non lasciarti andare, se tu ti lasci andare, che ne sarà di tua moglie. Abbiamo un Dio che parla. Mi hanno portato al pronto soccorso. Mi hanno fatto una flebo come si fa di solito. Volevano farmi rimanere in ospedale, ma non potevo rimanere in ospedale. Sono tornato subito a casa. In quei giorni il Signore guarì mia moglie. Sono passati 27 anni. Ma il Signore guarì anche me quella sera. Perché da quella sera non ho più avuto crisi asmatiche, anzi parlo troppo ad alta voce. E voglio dire: Signore, grazie con tutto il cuore. Perciò ti invito questa sera, vai a Gesù stasera, chiedi a Lui: Signore, di una parola anche per me. E la parola sarà questa: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Vogliamo dire: Signore, grazie con tutto il nostro cuore. Si trattava di una persona per bene che aveva ricevuto una testimonianza. Fratelli e sorelle, è importante portare la testimonianza di Cristo Gesù e dell'opera che Lui ha fatto nella nostra vita. È molto importante ciò che i nostri occhi hanno visto, ciò che queste mani hanno toccato, ciò che il nostro orecchio ha udito. È importante che lo comunichiamo agli altri. Ecco perché stasera sei stata invitata a venire qui. Sei stato invitato a venire qui proprio perché vogliamo dirti che Gesù ti ama, che Gesù ha dato la sua vita per te. Lui, Signore dei Signori, l'Iddio Onnipotente, la parola fatta carne, lasciò il suo trono per venire sulla terra per salvare me e te. Abbassò se stesso fino alla morte più infamante, la morte della croce, ed è perciò che Dio lo ha solamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, e di fronte a Lui ogni ginocchio si piegherà e confesserà che Gesù, 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 solo Gesù è il Signore. Alleluia! Abbiamo piegato le ginocchia davanti a noi. E questa sera voglio invitarti umilmente: piega le tue ginocchia davanti a Gesù. Lui conosce quali sono i tuoi problemi prima che tu glieli chieda, e Lui verrà incontro a te. Quel centurione disse: Signore, io non sono degno. Io non sono degno, Signore, non sono degno che tu entri nella mia casa. Signore, non sono degno neanche che io venga a te. Alleluia. Sapete la scoperta che faccio ogni giorno qual è?
che il giorno in cui lo incontravi non sono stato io ad andargli incontro, è lui che mi è venuto incontro. Perché veramente non siamo degni, siamo degni di niente. Ma mentre eravamo ancora degni, indegni, Gesù ha dato la sua vita per noi. Perché l'amore per me, per te e per tutti noi è un amore eterno. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo Gesù, il Signore, è morto per noi. E vogliamo dire, Signore, grazie con tutto il nostro cuore. Alleluia. Signore, di solo una parola. Alleluia. Perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui. Io sotto di me dei soldati e dico a uno, vai ed egli va. A un altro, viene ed egli viene. Al mio servo, fa questo ed egli lo fa. Una fede semplice. Una fede semplice. Nella sua frase c'è tutta l'enunciazione semplificata della vera fede. Or la fede è certezza di cose che si sperano, è dimostrazione di cose che non si vedono. C'è una realtà che non vediamo stasera. E la realtà che tu non vedi, che io non vedo, che voi non vedete stasera, è l'aria che respiriamo. Eppure c'è certezza di cose che si sperano. Nel mondo si dice, chi di speranza vive, di sperato muore. Ma la speranza cristiana è certezza di cose che avverranno. Alleluia, la fede non è soltanto un sentimento che rimane nel cuore. Ma la fede è anche dimostrazione pratica. Ecco perché quel centurione dice, come io comando ai miei soldati di fare qualcosa e la fanno, in maniera pratica, anche tu, Gesù, di solo una parola e il mio servo sarà guarito. Fede non è qualcosa che esercitiamo in momenti particolari soltanto, ma la vera fede è camminare ogni giorno con Dio, nella valle, nella cima della montagna, nelle salite e nelle discese, che ci sia bel tempo o non bel tempo, vera fede è camminare con Gesù giorno dopo giorno fino a quando arriveremo al traguardo. Alleluia. Signore, grazie con tutto il nostro cuore stasera. Il centurione aveva piena fiducia in colui che alla sua parola furono creati i cieli e la terra. E la terra era in forma vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque e Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Nel principio era la parola. E la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Il Logos di Dio ha un nome, Gesù, il figlio di Dio. Alleluia, parafrasando questo verso, nel principio era Gesù e Gesù era con Dio e Gesù era Dio. Lui era nel principio con Dio, Elohim, Padre, Figlio e Spirito Santo cooperarono insieme alla creazione dell'universo. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di Gesù e senza di lei neppure una delle cose è stata fatta. Alla sua parola il mare si divise e il popolo passò su terra asciutta. Alleluia! Il popolo era circondato. Dietro al popolo che usciva dall'Egitto c'era l'esercito più formidabile e più potente di quei tempi. A destra e a sinistra c'erano montagne, davanti c'era il mare. Il popolo era impaurito, ma Dio disse a Mosè, alza il tuo bastone. Alleluia! E le acque saranno divise. Una parola soltanto, alleluia, può smuovere le montagne. E noi vogliamo dire, Signore, grazie per la Tua parola. Signore, aiutaci a fare nostra la Tua parola questa sera. Alleluia. Alla sua parola il paralitico prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Alla sua parola il cieco riacquistò la vista. Alla sua parola la tempesta si trasformò in bonaccia.
Ed egli destato si sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. E il vento cessò e si fece grande bonaccia. Erano partiti con il lago, con il mare che era calmo, proprio uno specchio d'acqua bellissimo. Ma durante il tragitto scoppiò una tempesta, stavano rischiando di annegare tutti quanti, eppure c'erano dei professionisti pescatori che avevano trascorso gli anni della loro vita su quel lago, eppure non sapevano più come fare, perché erano certi di affogare tutti quanti insieme. Alleluia, alleluia. E Gesù era tranquillo. Sapete perché? Perché Gesù ha sempre tutto sotto controllo. La situazione che tu stai vivendo, fratello, sorella, pensi che Dio sia lontano? Sorella, voglio dirti una cosa. Alleluia. Non ti scoraggiare, perché questa è l'arma che usa il nemico. Tutto è sotto controllo. Tutto va bene. Anche se le circostanze ti dimostrano il contrario, tutto va bene. La fede di Abramo credette contro speranza. Anche se le cose andavano bene, le circostanze dicevano no, lui ripeteva a se stesso: io so in chi ho creduto. E andava avanti. Va avanti, fratello e sorella. Alleluia. Tu che stai ascoltando questa sera la parola, falla tua. Chiede al Signore, nella situazione nella quale ti trovi: Signore, di una sola parola, perché non so più cosa fare, né dove andare, né dove rivolgermi. Signore, una parola da te. Gloria a Gesù, alleluia. Alla sua parola Lazzaro risuscitò e venne fuori dalla tomba. Alla predicazione della sua parola 3.000 persone si convertirono. Nell'udire la sua parola Cornelio e la sua famiglia si convertirono al Signore e furono battezzati nello Spirito Santo. La sua autorità è il risultato di che cosa? Della sua umiliazione. Abbassò se stesso, non reputando rapina l'essere uguale a Dio, abbassò se stesso fino alla morte sulla croce. Alleluia. Gesù, accostatosi, parlò loro, al popolo, dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Signore, di solo una parola. Alleluia, gloria a Gesù. Che confessione, che ammissione quella di quell'uomo, di quell'ufficiale, in cui si denota la vera umiltà. Non faceva conto del suo grado che aveva così importante all'esercito romano. Assolutamente no. Signore, non sono degno che tu entri a casa mia. Signore, non sono degno neanche di incontrarti, di guardarti in faccia. Sono un umile peccatore. Se noi confessiamo i nostri peccati, lui è fedele e giusto da rimetterci ogni peccato. La mano di Dio non si è accorciata, il braccio di Dio non si è accorciato, e non c'è crepaccio, pozzo così profondo dove la mano di Dio non possa arrivare. Ciò che può impedire l'arrivo della mano di Dio e il tocco di Dio è il peccato. Signore, aiutaci, lavaci col tuo sangue, purificaci, oh Signore, giorno dopo giorno. Sì, Signore, di solo una parola. Gloria a Gesù, alleluia. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui e, rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. In Israele non ho trovato tanta fede. Signore, aiutaci ad avere fede. Sapeste quante volte, quando mia moglie era ammalata, quando andavo a trovarla per non piangermi, mordevo la lingua e pregavo il Signore andando in macchina, dicendo: Signore, aiutami ad avere fede. Noi aspiriamo a una grande fede, ma Gesù disse: basta una piccola fede come un granello di senape per mostrare le montagne. Una piccola fede, ma fondata, basata su un Dio onnipotente, Gesù Cristo è Signore.
trovarono il servo guarito. Gloria al Signore Gesù, alleluia. Una grande fede. Fratelli e sorelle, ho una cosa che sento nel mio cuore da tanto tempo. Vogliamo essere credenti, veramente credenti. Alleluia, ma non fare i credenti, ma essere credenti. Alleluia, perché ho paura. Ho paura che nella Chiesa del Signore possano esserci. E io ho paura anche per me stesso, Signore, guardami da questo, di essere un credente incredulo, di dubitare della potenza dell'amore di Cristo Gesù il Signore, di solo una parola, non tanti discorsi. Alleluia, questa mattina, questa sera vogliamo dire, Signore, Signore, non so cosa fare, non so neanche dove mi trovo, non so da dove affrontare la situazione della famiglia, del problema, della malattia, dei miei figli, di mio marito, di mia moglie, non so da dove cominciare, Signore, di tu la parola, perché io non so cosa più dire. Proprio negli ultimi giorni ho parlato con una mamma, il cui figlio si è avvicinato alla droga. Ho detto, parla con tuo figlio, fagli capire. La sua risposta fu, ho parlato tante volte, prega a Dio che ti dia una parola, prega a Dio che gli dia a lui una parola e il Signore lo libererà. Gloria a Gesù, alleluia. Signore, aiutaci. Signore, di solo una parola. Quanti di voi avete un bisogno particolare stasera? Alzate la mano. Gloria a Gesù, alleluia. Sapete, Gesù conosce qual è il tuo problema. Io non so quale sia il tuo problema, ma non ha nessuna importanza che io non lo sappia o che altri non lo sappiano. La cosa importante è la certezza che Gesù lo sa. Fratello, sorella, innalzati una preghiera. Quattro parole, Signore. Di solo una parola. Signore, dimmi, di tu una parola, perché io non so più cosa fare, non so cosa dire. Signore, l'ultima parola tocca a te. Signore, mi dispiace di non averti permesso di dire la prima parola, perché ho voluto parlare io, ma Signore, questa sera di tu la parola. Gesù è qui. Ho parlato prima di un angolo di cielo sulla terra. Gesù è qui stasera, quanti lo credete? Quanti lo credete che Gesù è qui, che passeggia in mezzo a noi? Quanto crediamo che Lui è onnipotente e non c'è nessuna cosa impossibile per Lui? Quando l'uomo non può più nulla nella medicina, Dio può fare tutto. Quando c'è un problema irrisolvibile, Lui lo risolve, non c'è nulla che Lui non possa fare. Vogliamo andare stasera con quella piccola fede che abbiamo. E se la senti così piccola, oppure l'hai persa, Signore, ridammi, Signore, aiutami. Aiutami, Signore, fa che possa il mio cuore vibrare, le corde del mio cuore possano vibrare di amore per te, Signore. Aiutami, Signore. Di solo una parola, non sono degno. Perché non per meriti possiamo andare a Lui, ma per la Sua grazia che siamo salvati. E per la Sua grazia che noi possiamo soffrire il Suo amore e dell'opera Sua nella nostra vita. Signore, di solo una parola. Vogliamo dire questa parola a ognuno di noi al Signore stasera? Faremo una cosa. Ci alzeremo tutti in piedi. Ascoltatemi. Avete capito già? I ragazzi verranno di nuovo avanti e canteranno l'ultimo canto. E mentre loro cantano, chiede a Gesù, Signore, una parola per me stasera, dimmi, Signore.
di solo una parola, Signore. E quando tornerò a casa troverò le cose cambiate. Alziamoci, Signore. Adoriamo il Signore. Adoriamo il Signore. Lodiamolo, ringraziamolo. Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù, alleluia.